sindacati regionali. Prima però diamo la parola a Mauro, che del Centro Sociale Intifada, per alcune comunicazioni. Insomma, che è il nostro ospite, gli diamo la parola per primo, perché adesso siamo. Sì, buonasera a tutti, mi rubo soltanto un minuto per una comunicazione rispetto ad un'iniziativa a cui il Centro Sociale Intifada ha deciso di partecipare insieme ad altre realtà territoriali, comitati di quartiere, associazioni di cittadini di questo ambito urbano, ed è un'assemblea pubblica convocata per domenica 11 novembre alle ore 10 al parco all'aria verde che sta qui di fronte, che viene denominata Parco di Fortino. E per chi non lo sapesse, per chi non vive il territorio, è un'area verde aperta soltanto da qualche anno, che fino a pochi anni fa era oggetto, diciamo così, di pressioni da parte dei privati che volevano, diciamo così, trasformarla in un'area edificabile, e che invece, grazie, diciamo così, alle lotte dei cittadini del quartiere a cui Intifada anche ha partecipato, si è riusciti, diciamo, a sottrarre quest'area, ripeto, alla speculazione privata, e ad aprire un parco pubblico, un'area verde. Quindi è un tema che ha un po' anche delle assonanze, anche se su scala diversa, rispetto al tema che è scoppiato questi giorni della penicillina, nel senso che anche lì stiamo parlando comunque di vuoti urbani che si creano dentro questa città e che poi diventano oggetto di degrado e di speculazione. Quindi secondo me è un'assemblea su cui anche magari un soggetto politico come Potere al Popolo potrebbe, diciamo così, partecipare o dare il contributo, o comunque trovare una sua forma d'espressione, e per legare, diciamo così, i temi politici di carattere generale anche magari a questioni più specifiche e territoriali, che però possono essere importanti per creare un consenso. Quindi ripeto, assemblea pubblica domenica 11 novembre alle ore 10, qui di fronte al Parco di Fortino, per chi volesse partecipare. Ricordo anche che alla fine dell'assemblea, comunque nella sala qui accanto, è aperto il bar, c'è un'iniziativa adesso del Forum Palestina in concomitanza con questa assemblea, alla fine c'è il bar aperto, quindi per chi volesse rimanere per prendere un birra, insomma, stare un po' insieme, la sala è aperta. Niente, chiudo qui e vi lascio all'assemblea. Grazie. Allora, prima di iniziare la presentazione dei candidati alla lista regionale, diamo un attimo la parola a una compagna della Ginatempo che vuole, diciamo, fare una proposta per un gruppo di lavoro sulla sensibilizzazione del disabile. Sì, grazie, cerco di essere proprio lapidario. Propongo di fare un gruppo di lavoro su questo tema, disarmo e smilitarizzazione. Non ho messo come titolo la guerra, perché i miei figli mi dicono: ma che ci frega della guerra, siamo disoccupati, abbiamo altri problemi sul territorio, ci vieni a dire la guerra è lontana. In effetti sembra così apparentemente, però sui nostri territori la guerra si materializza sotto forma di basi militari, di fabbriche di esplosivi come a Colleferro, di poligoni di tiro come a Monte Libretti, di basi militari, di centri di comando come quella di Centocelle, e così via dicendo. Quindi io credo che la parola smilitarizzazione ci avvicina di più al nostro quotidiano e al territorio su cui viviamo. Per questo credo che si potrebbe fare un gruppo di lavoro, per chi fosse interessato, che cominci a mettere insieme, a connettere, a mettere in relazione queste realtà e a porsi il problema di come ricominciare a lottare per ripulire il territorio dalla guerra, fatta da queste cose materiali che inquinano anche la nostra vita. Quindi mi fermo qui e se qualcuno mi sa dare una dritta per capire come costituire questo gruppo anche a livello informatico, gliene sarei grata. Allora, va bene, iniziamo con la nostra assemblea per la presentazione dei candidati della lista regionale. Due sole informazioni. Allora, noi abbiamo preso la lista dei candidati
così come messa sul sito nazionale. Quindi invece che invece di venire qua a iscrivervi per gli interventi, abbiamo già la lista pronta, per cui adesso magari tra un po' vi leggo io la lista, così vi rendete conto a che punto siete per l'intervento, e poi dopo insomma avete 5 minuti per uno per poter insomma illustrare la vostra candidatura. Un altro paio di informazioni rispetto a come si svolgeranno le votazioni. Allora, come sapete, si vota dal 10 al 13 sulla piattaforma informatica. Per quanto riguarda la lista nazionale, potete esprimere 15 preferenze, rispettando ovviamente la parità di genere, quindi 7 uomini e 8 donne, 7 donne e 8 uomini, insomma, poi vedete voi. E per quanto riguarda la lista regionale, invece potete esprimere 8 preferenze, che poi fondamentalmente appunto sono appunto i candidati che spettano, scusate, sono i rappresentanti al coordinamento nazionale che spettano appunto alla Regione Lazio in base alle iscrizioni fatte, anche qui rispettando la parità di genere, insomma. E, siccome ci sono dei compagni e delle compagne che diciamo per motivi anche abbastanza importanti, insomma, non possono essere presenti, quindi sono assenti giustificati, pensavamo di leggere i loro curriculum, cioè di leggerli loro, noi, tanto comunque i curriculum sono pubblici sulla pagina, molti li hanno anche messi sui propri profili, quindi insomma possono essere recuperati, però insomma appunto per poter permettere anche a questi compagni la presentazione a questa platea, perché appunto non sono potuti venire. E vi leggo intanto la lista. No, un'altra cosa, abbiamo pensato di dare anche la parola ad alcuni candidati che sono presenti del listino nazionale, chiaramente del nostro territorio, perché magari anche, così anche loro hanno la possibilità di presentarsi, ma soprattutto insomma, di farsi vedere fisicamente, quindi insomma di collegare la loro proposta anche a una faccia, che magari a volte è anche importante questa cosa. Adesso vi leggo la lista così come scritta sulla pagina del Nazionale. Allora, Elisabetta Canitano, Alessandro Doti, Roberto Villani, Manuela Ausilio, Simone Di Cesare, Daniela Cortese, Roberto Lucchetti, Domenico Mimmo Miglio, Paolo Badalì Rosso Fiorentino, Claudio Uzzella, Saria Galiano, Mario Stacchio De Bellis, Lucia Cacciapuoti, Riccardo Pietrarolo, Stefano Pezzotti, Loredana Longo, Walter Ceccotti, Simone Meri, Sonia Sale, Leonardo Murro e Alessandro Cortetta. E abbiamo pensato però di mettere in coda la lettura dei curriculum di quelli assenti, in maniera tale insomma che intanto chi è presente è giusto che abbia la precedenza della presentazione rispetto insomma a chi magari anche per cause non volute insomma non è qua. Quindi vabbè, iniziamo con la presentazione dei candidati. La prima è Elisabetta Canitano. 5 minuti, mi sono dimenticata, 5 minuti. Certo. Allora, buonasera a tutti. Io credo che... Io credo che alla fine chiunque di noi venga eletto o venga eletto, abbiamo un programma comune che per noi è questa grande, grandissima scommessa di rilanciare un programma di sinistra. Io credo che ne abbiamo bisogno in questo momento in maniera fortissima, perché non soltanto abbiamo
questo nemico che è la Lega, che è la destra, che sono i fascisti. Ma di fondo noi abbiamo ben chiaro che abbiamo quell'altro nemico, che sono il Partito Democratico e tutti coloro che fanno questo giochino, anche noi siamo contro, però invece, ma dai, parliamoci, questa cosa è abbastanza inquietante. Noi a Ostia abbiamo problemi, siamo stati inseriti col nostro simbolo di potere al popolo in iniziative pastrocchiate, abbiamo chiesto immediatamente su Facebook frontalmente di togliere il nostro simbolo, alla Dispoli sta risuccesso adesso, potere al popolo, il PD, Sinistra Italiana, questa cosa non va bene, cioè questa cosa non si può fare. Nel nostro municipio Sinistra Italiana fa una bellissima iniziativa con Montino, deve essere molto chiaro che noi questa cosa non la condividiamo. Quindi che sia io, che sia un'altra compagna, che sia un altro compagno, chiunque di noi, noi con chiunque autorizza, io se l'avete visto, ho fatto un post feroce con questi della Villetta, che Marta Bonafoni si tira addosso la lotta contro il decreto Pillon. Vi vorrei ricordare che Zingaretti dà i soldi al campus biomedico, che è un posto dell'Opus Dei, dove è vietato divorziare. Quindi questa cosa è un'ignobile farsa che il PD e questa sinistra che dice guarda l'uccellino che il PD è di sinistra. Vi volevo dire che peraltro dall'iniziativa del Cineforum, così visto che mi presento tiro fuori una medaglia, all'iniziativa del Cineforum sui disturbi del comportamento alimentare la Villetta ha chiesto che fosse tolto il mio nome. Perché hanno detto noi siamo molto democratici, però il nome di Elisabetta Canitano alla Villetta non entra per nessun motivo. Questo così è un buon motivo, secondo me, per votarti. Noi ci dobbiamo essere molto chiari, molto decisi, non ci deve essere nessun tentennamento, perché questa cosa altrimenti... E poi è un falso, cioè tu vai contro il decreto Pillon, hai dato i soldi a un ospedale dove telefonano i separati, dicendogli che devi fare l'annullamento dalla Sacra Rota perché qua i divorziati non lavorano. Quindi che cosa parli contro il decreto Pillon? Se dai i nostri soldi, i soldi dello Stato, a gente che non consente ai dipendenti di divorziare, cioè non si può sentire. Ok, adesso c'è Alessandro Dodi. Ciao, buonasera a tutte e tutti. Vi racconto un po' della mia biografia, perché in realtà è il modo in cui io mi sono avvicinato al potere al popolo. Io faccio un dottorato a Londra, che non è proprio Roma, non è proprio qui dietro, e da un anno in cui io ho deciso di andare all'estero perché ho lavorato in Italia, ho cercato di trovare una sistemazione un po' più solida, un po' più stabile, un lavoro, però non è andata bene. E avevo deciso di trasferirmi, accettare una borsa e quindi un po' mollare la dimensione politica, che in realtà io non avevo mai frequentato, però io in qualche modo avevo accettato che per me il lavoro, l'attivismo politico fosse un lavoro culturale, fosse un lavoro di ricerca. Ecco, in tutto questo poi succede una cosa, succede il 14 novembre, in cui dei pazzi mettono un video su internet che io vedo nella mia stanzetta a Londra, fredda, buia, e io vedo questo video e mi ricordo l'entusiasmo che io provai in quel momento e la voglia di fare e di agire. Andai il giorno dopo a King's Cross Station, uno dei posti più conosciuti di Londra, e mi feci questo bel video a raccontare la storia del ragazzo precario che sta all'estero e che comunque vuole lottare. E pensai, e che faccio con questo video? Cioè, che come si continua sta cosa? Facendo i video all'estero, studiando? No. Mi ricordo che chiamai quel ragazzo là, Luca, e gli chiesi, Luca, ma che faccio? Scendo, adesso c'è assemblea. Lui mi disse, ma che sei scemo? Devi venire di corsa, vai in aeroporto, prendi l'aereo. Tutti dicevano che ero pazzo, ho detto, vabbè, faccio il pazzo pure io, vado in aeroporto, prendo l'aereo, comincio a fare su e giù, e piano piano mollo quella che è la, mollo un po' l'onda e comincio a fare potere al popolo. E ci siamo conosciuti un po' tutti quanti, con tutti quanti quelli che siamo qua, ci siamo conosciuti con le elezioni, ci siamo conosciuti con il momento dopo le elezioni, che è il momento in cui siamo davvero cresciuti, ci siamo strutturati, abbiamo fatto la campagna adesioni,
stiamo facendo questo grande momento adesso di partecipazione, di decisione di chi saranno i nostri rappresentanti, che vuol dire che quali saranno le nostre politiche, che noi sceglieremo. Ecco, tutto questo per me significa una cosa, racconta di una certa lontananza però che c'è tra una persona comune che ha un interesse politico generico e l'attivismo politico e la militanza, la voglia di fare cose. Questa cosa ha tanti motivi, ovviamente legata ai tempi tremendi in cui viviamo, però ha tante forme in cui si espleta. Questa cosa può essere geografica, come un po' nel mio caso, no? Se uno sta all'estero è un po' difficile, se deve emigrare per lavoro. Può essere familiare, ci sono tante persone che hanno figli, mamme, insomma, lavorativa, chi lavora, chi non ha tempo da dedicare alla politica, chi fatica per mettere insieme uno stipendio. Ma oltre a questo c'è poi una questione personale, cioè io mi sentivo profondamente inadeguato per questo lavoro e mi sento profondamente inadeguato. Io non mi sentivo all'altezza, non mi sento all'altezza, e penso anche, quando guardavo a tutto quello che c'era prima di Potere al Popolo, non c'era niente che mi desse la spinta per fare questo passo. Non c'era niente che mi dicesse, sai che c'è, questo è tutte cazzate, buttati e vai avanti. Ecco, Potere al Popolo lo diciamo spesso, no? Potere al Popolo serve, è nato per uscire da distanza della rappresentanza politica e lotte sociali. Questa è una cosa fondamentale che ci portiamo appresso da decenni, che abbiamo visto che ha creato dei problemi e ci ha portato dove siamo ridotti. Beh, questa è una cosa, però Potere al Popolo nasce anche per un altro motivo. Potere al Popolo nasce per riuscire la distanza tra le persone comuni e l'attivismo, tra le persone comuni e chi si vuole impegnare, per creare un progetto di giustizia sociale, di solidarietà, di comunità. Io penso che sia questo il valore di Potere al Popolo, che non ci sia la ricetta giusta, che nessuno di noi pensa che, ah vabbè, io però ho letto quella cosa, io lo so come si fa. Ma il valore sia che tutti quanti sperimentiamo con l'entusiasmo di tutti quelli che stanno in questa stanza, da un anno ormai ci mettono giorno per giorno, e l'entusiasmo per sperimentare, la tenacia per resistere in questa realtà in cui cazzo siamo, in cui ci confrontiamo tutti i giorni con delle difficoltà, il coraggio per andare avanti, che questa è una cosa che serve, perché cioè, serve l'entusiasmo, serve la tenacia, ma serve pure un coraggio per affrontare la sfida che abbiamo di fronte. E l'ultima valutazione su cui chiudo è che io penso che noi non bastiamo. Cioè noi non ci bastiamo e non ci dobbiamo bastare, noi dobbiamo andare a prendere le persone, come ero io l'anno scorso, le persone come ce ne sono a milioni qua fuori, uno per uno, perché non basta credere, serve anche sapere che Potere al Popolo non è un progetto che nasce per unire quello che c'è, perché non c'è niente, Potere al Popolo nasce per unire quello che non c'è, da una grande sfida davanti, andiamo avanti, indietro non si torna, Potere al Popolo. Allora, buonasera a tutti e niente, io allora grazie, no, sono è una cosa più bastante la prima linea, perché sono proprio una da seconda linea sempre per tutta la vita, il lavoro e va bene, però insomma ecco, cioè probabilmente questo era il momento di fare qualcosa, cioè sono, quando è cominciata questa cosa di, quando è venuta a fare questa cosa di Potere al Popolo, io non mi sono tirata indietro, vi racconto qualcosa di me, ho sottoscritto subito l'appello, io sono romana, mi candido per il coordinamento nazionale e conosco i compagni e le compagne che hanno dato avvio a questa esperienza da tantissimi anni, cioè ho cominciato a fare politica nei collettivi al Tasso, poi abbiamo fatto le vertenze Moratti, crediti, tutte queste belle robe che ci siamo fatte all'università, riforma Y, tutte queste belle storie, qui me le sono attraversate tutte, cortei, assemblee di collettivi, tutto questo mondo qui. E poi sostanzialmente mi sono iscritta a Rifondazione perché mi mancava sostanzialmente un pezzo, diciamo, non era più sufficiente per me fare diciamo politica a livello così, diciamo, sindacale, immediato, e ho sentito il bisogno di avere un confronto più omogeneo, più organico, più ampio, con anche gente di una generazione diversa, eccetera. E quindi mi sono iscritta a Rifondazione e per tanti anni ho creduto in questa esperienza. E nel 2006-2007 ne sono uscita, fondamentalmente perché era un clima asfittico, cioè non so se ci impareremo un po' a conoscere, ma io sono un po', diciamo, una creativa, a me
sarebbe piaciuto rompere con certe modalità, con certi metodi, la classica presentazione del libro, tutta una serie di strumenti che facevo fatica, diciamo, a proporre anche a che diventassero efficaci. Quindi a un certo punto la situazione, insomma, non era più praticabile, anche perché è nata mia figlia, quindi che oggi ha 10 anni, e quindi sono stata, diciamo, un mix fra il disamore per la vita politica e la nascita, cioè risucchiata completamente, diciamo, da questa bambina, che poi mi sono portata naturalmente a tutti i cortei, a tutte le assemblee. Credo di essere nota a Roma per quella che girava con la pancia per le assemblee di collettivo e per i cortei. Quindi questa è una parte della mia storia politica, della mia. E l'altra parte è, diciamo, il fatto che io ho sempre avuto un grande amore per la cultura, quindi da quando sono una ragazzina ho cominciato a studiare Gramsci. Un giorno sono entrata in una libreria, c'era una bellissima presentazione di un autore che aveva scritto su Gramsci, ho conosciuto l'International Gramsci Society. Nel 2007, sono 10 anni che studio Gramsci, oggi sono nel direttivo dell'International Gramsci Society, ma questo non mi è bastato, perché ho cercato anche di lavorare con Gramsci, su Gramsci, e oggi lavoro anche all'edizione nazionale degli scritti di Gramsci con la Fondazione Gramsci. È stato un insieme di cose, cioè io non ho mai voluto abbandonare la possibilità di studiare, però era anche un modo per fare politica, cioè a me mancava un pezzo. Io mi sono resa conto che avevo proprio fatto una proiezione, su questo avevo fatto proprio un movimento, diciamo, dove fare attività culturale era fare politica, e questo non era sufficiente. Quindi quando è nata questa cosa di Potere al Popolo, io ho sottoscritto l'appello, l'ho appoggiata, l'ho sostenuta. In questi mesi ci siamo incontrati a volte con tanti compagni, quando ho potuto e come ho potuto, anche con mia figlia, dietro me la sono trascinata. E per esserci e anche per capire come esserci. Questo è il modo in cui io penso che posso esserci, e quindi spero, diciamo, che limitatamente alla mia situazione personale, insomma, riusciremo a trovare il modo di fare qualcosa insieme, e avete comunque nella mia disponibilità a farlo ovviamente insieme. Allora, è il turno di Roberto Villani. Ok, allora ciao a tutti, io sono Roberto, lavoratore della scuola, diciamo l'ambito in cui mi muovo di più è quello del movimento della scuola, faccio parte del coordinamento dei lavoratori autoconvocati, che è quello che nel 2015, insomma, assieme ad altri, ha contribuito alla grande protesta contro la legge 107 e la riforma di Renzi. In questo momento stiamo cercando di opporci alla regionalizzazione, avete sentito, insomma, che c'è un tentativo da parte del governo Giallo Verde di regionalizzare il sistema scolastico pubblico, e proprio domani andiamo con qualche compagna a Torino per questa assemblea nazionale di Potere al Popolo della Scuola, che tra gli altri compiti ci avrà pure quello di tentare di costruire il programma per il prossimo periodo. Oltre all'impegno nella scuola, sono anche RSU nella mia scuola, oltre a quello, insomma, mi occupo di altre questioni, in cui la questione dell'antifascismo, sono il presidente della mia sezione territoriale dell'AMPI e sto nel coordinamento provinciale dell'AMPI, non per merito mio, ma ho avuto un nonno che è stato padre costituente, quindi mi hanno messo lì anche per questo. Sono anche dentro Rifondazione, insomma, dopo tutto quello che è successo è difficile, cioè, penso che saremo in pochi di Rifondazione a tentare di, insomma, farsi eleggere all'interno di Potere al Popolo. Però voi sapete, nell'ultimo CPN c'è stata l'uscita ufficiale di Rifondazione Comunista, ma c'è stata pure una minoranza che ha tentato di rimanere appunto all'interno, di fare questa operazione, perché evidentemente ci crediamo, io insomma faccio parte di questa minoranza, e il motivo per cui mi candido è una delle esperienze più importanti che ho avuto nel mio percorso è stata una cosa che si chiama Comunisti Uniti, che era un percorso che per tentare di costruire l'unità dei comunisti comunque collocati, degli anticapitalisti comunque collocati. Ma io dentro Potere al Popolo ce l'ho vista questa cosa qua, per cui penso che tra le altre cose Potere al Popolo ha avuto
insomma, in molti di noi come dire, ha rappresentato l'obiettivo di riunire un po' tutta questa diaspora, per cui tutti quelli che si muovono nell'area anticapitalista, cercare di metterli insieme, cercare di farli lavorare insieme, ovviamente in assoluta contrapposizione tanto al governo giallo-verde quanto al centro-sinistra di cui parlava prima Elisabetta, no? Centro-sinistra, PT, sinistra italiana, sinistra, tutta quella robaccia là. Insomma, io penso che il potere al popolo rappresenta ancora questa possibilità. Ovviamente, ve lo dico chiaramente, io sono rimasto deluso da tutta una serie di passaggi che ci sono stati, da tanti compagni di strada che abbiamo perso, alcune contraddizioni sono esplose, però ritengo che anche al di fuori di noi ci siano tanti compagni bravi, validi, che ci credono e che dovrebbero essere qui. Per cui uno degli obiettivi per cui mi candido è anche farli ritornare qui, insomma, tentare di fare questa operazione che penso sia importante. E niente, insomma, al lavoro, alla lotta, e cerchiamo di costruirlo, sto fronte anticapitalista, questo soggetto anticapitalista che serve, potere al popolo. Simone Cesare. Ciao a tutti. Vabbè, io stasera non mi sono preparato per fare un discorso perché l'ho già fatto all'Assemblea Cittadina, quindi chiedo scusa a quelli che di Roma che sentiranno dire le stesse cose. Comunque, c'è qualche spunto dagli interventi precedenti, tipo ad esempio riflettevo un po' su quello che diceva Sandrino rispetto al momento in cui è stata lanciata quella dal popolo e... Come ho già detto, io non ho creduto da subito in questo progetto, fino a che non è... Cioè, mi sono avvicinato a Potere al Popolo dopo le elezioni del 4 marzo, perché qualche compagno che mi conosceva, tra cui Monica, per esempio, no? Ha detto, guarda che questa qua è una cosa veramente... Cioè, una cosa interessante e bella, cioè, non è la solita forma politica che siamo abituati a conoscere. E quindi ho partecipato a qualche riunione e ho visto che veramente si facevano un sacco di cose... Erano connessi dei piani che solitamente rimangono slegati, cioè il piano delle lotte e il piano politico. Ho trovato un ambiente nuovo, con persone nuove che io non conoscevo, e rispetto a questo, per esempio, penso di vedere in Potere al Popolo un popolo proprio la discontinuità rispetto al discorso che si è sempre fatto, cioè l'idea di ricostruire qualcosa che si è rotto. Penso un po' al discorso che faceva Roberto Villani prima di me. Cioè, secondo me il motivo per cui Potere al Popolo è qualcosa di diverso è perché non punta a riaggregare i pezzi della sinistra, né punta a riaggregare i pezzi di comunisti, perché, cioè, che cosa è rimasto? Sono rimaste burocrazie che si contano tra di loro, si guardano in cagnesco. Secondo me l'obiettivo di Potere al Popolo è quello di intercettare il blocco sociale di riferimento, lotte e conflitto, e di connettervi in una maniera che sia anche nuova rispetto a come è stato fatto fino adesso. Mi pare che siamo cioè, a un buon punto rispetto a questo. E vedo appunto fare le cose in maniera diversa. Un esempio è il video, mitico video su Atac, che è il requie di Luna, ci dare un applauso. E che... Non potete capire, ma ha mandato una notorietà pure a me, perché il fatto che gente mi ha detto ah, ma questa nel video, cioè, ci sono 3 secondi. Però per dire, cioè, una cosa del genere che non è mai stata fatta è una cosa che ci rende, tra virgolette, conosciuti e, insomma, fa sì che il nostro intervento poi abbia una visibilità che è un tema importante che secondo me è sempre stato abbastanza marginalizzato. E quello che ho detto l'altra volta, lo ripeto, quello che posso portare è il mio entusiasmo rispetto a questo progetto e l'idea che secondo me dobbiamo andare avanti così senza azzopparci, fermarci, stare a riflettere sul perché quello non crede più in questo progetto. Cioè, vediamo chi è che è rimasto e chi è che se n'è andato. A me l'impressione che ho io è che le persone che erano non si erano attivate negli ultimi anni si sono attivate e rimangono convintamente qui dentro. Chi invece per anni ha provato a tessere, disfare, si dice tessere, non lo so, insomma, adesso ha qualche perplessità. Io penso che noi dobbiamo andare avanti così, poi, cioè, i fatti secondo me ci daranno ragione. Basta più.
Allora, ciao a tutte e tutti, appunto sono Bianca, con alcuni di voi già ci conosciamo. Quando ho pensato a che cosa dire in questo intervento, non so bene per quale motivo, però mi è venuta in mente una frase di Calvino che dice in sostanza che quello che dobbiamo fare è riconoscere dentro l'inferno quello che l'inferno non è e farlo crescere e dargli spazio. E secondo me è molto bella questa frase perché racconta sia della difficoltà che ognuno di noi vive nello scegliere di fare, di impegnarsi politicamente in questo momento, e anche proprio di questo impegno. Impegno che per me, diciamo, è iniziato nel collettivo della mia scuola a 14 anni, non molto tempo fa perché ne ho 25. E quindi i primi anni sono stati per lo più dedicati appunto all'organizzazione di mobilitazioni studentesche, l'occupazione di scuole, erano gli anni dell'onda, poi del riflusso dell'onda, quindi ce le siamo fatte tutte. Successivamente poi appunto mi sono iscritta all'università che sto ancora frequentando e lì insieme ad altri ragazzi e ragazze abbiamo costruito un collettivo studentesco che si chiama Sapienza Clandestina, nel quale mi sono occupata per tanto tempo prevalentemente del tema del diritto allo studio e del diritto alla casa per gli studenti, e questa battaglia l'abbiamo portata avanti sia in maniera vertenziale nei confronti dell'ente regionale per il diritto allo studio, riuscendo a far aprire 100 posti letto per gli studenti fuori sede, sia occupando un palazzo abbandonato nei pressi dell'università che abbiamo adibito, quindi a studentato occupato, nel quale ho abitato per 3 anni, fondamentalmente fino allo sgombero del palazzo. Dopodiché c'è stato Potere al Popolo. Per me, Potere al Popolo, io lo vedo molto in continuità con tutto questo, nel senso che la cosa che mi ha da subito affascinato di questo progetto era proprio che riusciva a dare quel qualcosa in più che secondo me mancava sempre alle dinamiche, diciamo, prettamente di movimento nelle quali sono sempre stata, e però era anche un contenitore che riusciva quindi ad aggregare realtà differenti, esperienze differenti, percorsi differenti. E ci ho visto anche tanto entusiasmo, che poi è la cosa che secondo me ci ha fatto un po' innamorare tutti quanti di questo progetto.